L'F-111 Aardvark, il più formidabile assassino nucleare strategico. Questa volta su A-Tech abbiamo deciso di tornare indietro nel tempo e immergerci negli anni 60. All'epoca il settore dell'aviazione viveva un vero e proprio sconvolgimento. È la General Dynamics all'origine dello straordinario progetto di cui parleremo nel resto del video. Infatti questa società di progettazione e produzione di aerei militari ha sviluppato il primo bombardiere a geometria variabile al mondo, ovvero l'F-111 Aardvark. Quest'arma formidabile e particolarmente affidabile ha subito un destino spietato. Dalla sua concezione ai suoi primi passi, l'F-111 Aardvark è stato caratterizzato dall'innovazione. Tuttavia il progetto ha incontrato molti problemi di sviluppo, ma questo non toglie nulla alle straordinarie capacità del dispositivo. Questa leggenda dell'equipaggiamento militare mette al centro della scena le nuove tecnologie. Si parla anche di un aereo d'attacco al suolo che ottiene un gran numero di vittorie. Trova anche il suo posto in più paesi e porta gloria ai loro eserciti. Ma pochi anni dopo l'F-111 Aardvark andò in pensione meritatamente, continuando a ispirare i sogni dei più grandi professionisti dell'aviazione moderna. Ma quindi perché l'F-111 Aardvark è una leggenda dell'aviazione? Nonostante la sua reputazione di leggendario assassino nucleare, l'F-111 Aardvark subì un destino implacabile. Alla fine degli anni 50, l'aeronautica americana cercò di sostituire i suoi cacciabombardieri allora in servizio. Ancora non lo sa, ma l'F-105 Thunder Chief è nelle ultime ore. Una specifica iniziale richiede un nuovo velivolo capace di superiorità aerea, attacco convenzionale, attacco nucleare e ricognizione. In particolare si parla di una velocità di Mach 2,5 in alta quota e di Mach 1,2 a bassa quota. Si parla inoltre di un'autonomia di oltre 1200 km e di una capacità di carico di oltre 7000 kg. Allo stesso modo, da parte della Marina americana, l'F-4 Phantom è in fase di sostituzione. L'aereo deve quindi avere ali a geometria variabile e reattori a doppio flusso. E infine, i numerosi vantaggi di questi aerei si uniranno per formarne uno solo. Questo riduce significativamente i costi di produzione, ed è così che è nato il programma Tactical Fighter Experimental, più comunemente chiamato TFX. Tuttavia le richieste dell'USAF e della Marina americana non sono facili da soddisfare. Pertanto il TFX deve essere dotato di un'ala a geometria variabile e nel settembre 1961 fu pubblicata una nuova scheda di programma. Vengono quindi ricevute nuove proposte. Allo stesso tempo la designazione F-111 divenne ufficiale. Solo Boeing e General Dynamics sono invitate a riformulare le loro proposte. Inizialmente era la Boeing che sembrava essere sulla buona strada per conquistare il mercato. Tuttavia la General Dynamics si aggiudicò il progetto, considerato molto più redditizio. Di conseguenza furono costruite 23 macchine di sviluppo, 18 F-111A per l'USAF e 5 F-111B per la Marina. Le due versioni differiscono per avionica e armamento. Vengono nominati anche i subappaltatori e riguarda principalmente il produttore Grumman, che porta la sua esperienza nel settore degli aerei a bordo. Nonostante le molte speranze riposte in questo progetto, i primi passi dell'F-111 Aardvark non furono all'altezza dei risultati attesi. Infatti il 21 dicembre 1964 l'F-111A fece il suo primo volo, seguito dall'F-111B che compì la sua prima missione il 18 maggio 1965. I costi di sviluppo sono già una volta e mezzo superiori alle previsioni e la segretaria di Stato alla difesa ha quindi deciso di ridurre della metà il numero di esemplari ordinati. Molto presto l'F-111A fu ostacolato da problemi di peso e affidabilità. Infatti l'elettronica, così come i due reattori TF-30, si sono rivelati difettosi, problemi risolti parzialmente installando una versione modificata del reattore. Nel luglio 1967 iniziarono le consegne per l'aeronautica americana. Per quanto riguarda l'F-111B è considerato decisamente troppo pesante. Il suo peso con armamento è stimato in 35 tonnellate, mentre il limite era fissato a 25. Viene lanciato un programma di riduzione del peso, ma fallisce miseramente e il progetto dell'F-111B venne definitivamente abbandonato dalla Marina statunitense nel luglio 1968. In realtà questo progetto sta incontrando molte difficoltà. Dopo il fallimento dell'F-111B, l'F-111A continua a subire una serie di disgrazie. Tuttavia, l'affidabilità del meccanismo di controllo dell'ala non è mai stata messa in dubbio. Sono i reattori TF-30 a rappresentare il vero problema, così come l'elettronica degli aerei e i piloni alari mobili, considerati troppo fragili. Le ali, infatti, possono essere posizionate tra 16 e 72,5 gradi. Le prese d'aria si trovano sotto queste stesse ali. Inoltre, la configurazione affiancata dell'aereo causava numerosi problemi con l'alimentazione dei reattori. Infatti, la forma insolita della fusoliera provocava turbolenze nel flusso d'aria che soffocavano i motori. Nonostante queste numerose complicazioni, l'F-111A fu inviato a combattere in Vietnam nel 1968. Dopo la perdita di numerosi aerei, tutti gli F-111 si ritrovarono a terra tra il 1969 e il luglio 1970.
Diversi problemi furono identificati e poi corretti. Il primo riguarda il controllo del movimento degli alettoni. Gli altri riguardano un punto debole della struttura, soprattutto a livello delle ali. Le numerose missioni di guerra a cui partecipa l'F-111 Aardvark rivelano molti altri malfunzionamenti nei vari sistemi elettronici del velivolo. In caso di forti piogge, anche i reattori riscontrarono seri problemi. Tuttavia, l'F-111 Aardvark fu una vera leggenda nel campo dell'aviazione. Infatti, l'F-111 Aardvark ha capacità straordinarie. Questo aereo è spesso considerato un esempio di equipaggiamento militare. Questi due motori danno all'F-111 Aardvark una velocità di Mach 2,5, che corrisponde a circa 2.655 km/h. La sua altitudine di volo è di 18.000 metri e il suo raggio di combattimento è di 2.140 km. In termini di carico di combattimento stiamo parlando di 15 tonnellate di munizioni varie. Inoltre il muso dell'aereo potrebbe essere dotato di armi nucleari, e questo è anche il motivo per cui l'F-111 viene descritto come un assassino nucleare molto strategico. Brandisce le armi nucleari alla perfezione, con una precisione degna dei più grandi combattenti. Il suo successo è quindi in gran parte legato a questa risorsa, considerata notevole durante il combattimento, ed è considerato uno degli aerei più veloci del mondo, una vera macchina da guerra che ha lasciato un ricordo indelebile. Per l'epoca l'F-111 Aardvark rappresentò una vera svolta tecnologica, infatti questo dispositivo contiene molte innovazioni. Ha una cabina di espulsione biposto, che ospita sensori e strumenti molto innovativi. I due principali restano un sistema di navigazione di bordo e un radar APQ-110 con mirino ottico. Quest'ultimo conferisce all'F-111 incredibili capacità di seguire il terreno. Pertanto l'aereo può attaccare il nemico anche alla cieca. Al contrario, il 98% delle sortite dei bombardieri avviene a bassa quota, senza modalità di inseguimento del terreno. Certamente, l'F-111 Aardvark è concepito come un aereo da combattimento con molteplici funzioni, tuttavia divenne molto rapidamente un aereo d'attacco al suolo a lungo raggio. Le armi aria-terra sono ampiamente preferite. In ogni caso, tutte le versioni da combattimento tattico possono trasportare nella stiva un cannone M61 Vulcan da 20 mm, accompagnato da un serbatoio di munizioni molto capiente. In pratica questa pistola veniva installata raramente, non è mai stato utilizzato nemmeno in combattimento. L'F-111 può trasportare bombe di ogni tipo. Come avrete sicuramente capito, tutti i modelli sono stati equipaggiati per trasportare armi nucleari, e dal punto di vista missilistico questi aerei possono trasportarne un massimo di 6. Questo impressionante armamento è sicuramente responsabile del gran numero di vittorie dell'F-111 Aardvark. Di fronte a questo grande successo, l'F-111 continua ad evolversi e le varianti si moltiplicano. Viene persino esportato in molti paesi. Alla fine del 1963 l'Australia ordinò non meno di 24 esemplari dell'F-111C, un aereo ibrido che si trova tra l'F-111A e l'F-111B. Il primo aereo di questo tipo fu consegnato alla fine del 1968 e in seguito ai problemi riscontrati nella flotta americana a tutti gli aerei australiani fu rapidamente vietato il volo. Fu solo nel 1973 che il dispositivo fu dichiarato nuovamente operativo. Da parte del Regno Unito il paese ordina 46 F-111K e 4 addestratori TF-111K. Era il febbraio 1967. Tuttavia quest'ordine fu presto annullato a causa del costo eccessivo. Alcuni esemplari vengono messi a disposizione anche dei musei con l'obiettivo di mantenere il regno dell'F-111 Aardvark vivo. Inoltre l'F-111 Aardvark è stato coinvolto in numerosi conflitti. Per affermare la propria supremazia gli Stati Uniti si affrettarono a promuovere questo aereo. Nonostante alcune difficoltà, l'F-111 ha partecipato alla guerra del Vietnam, al raid contro la Libia nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1986 e nella guerra del Golfo tra il 1990 e il 1991. Durante ciascuno di questi combattimenti l'F-111 si è dimostrato eccellente, nonché una potenza senza rivali. Alla fine del 1998, dopo 54 anni di fedele servizio, l'F-111 Aardvark andò in pensione meritatamente e fu rapidamente sostituito dall'F-15E Strike Eagle. La Royal Australian Air Force, più comunemente conosciuta come RAF, ha continuato ad esportare l'F-111 Aardvark fino al 2010. Si è ritirato durante un memorabile tour di addio. Ha anche eseguito il suo famoso Dump and Burn. Ciò comporta lo scarico del carburante contemporaneamente all'utilizzo del post-combustore. Viene quindi prodotta un'impressionante scia di fuoco. Tuttavia il suo design della vela a geometria variabile ha fatto il giro del mondo. Alcuni aerei americani ne sono quindi dotati e molti dispositivi simili sono emersi negli Stati Uniti e in altri paesi, ma nessuno è riuscito a replicare il successo dell'F-111 Aardvark e quest'ultimo ha avuto un impatto significativo sull'evoluzione dell'industria aeronautica. L'F-111 Aardvark è un aereo dal destino implacabile. Dalla sua concezione fino ai suoi primi passi, questo progetto ha affrontato numerose difficoltà, soprattutto in termini di problemi di sviluppo. In realtà l'F-111 ha capacità straordinarie che lo rendono una leggenda dell'equipaggiamento militare. È anche teatro di numerose innovazioni per l'epoca e l'F-111 Aardvark è anche un aereo d'attacco al suolo particolarmente potente.
Grazie a questo vero potere ottiene una serie di vittorie e viene esportato in diversi paesi dove è coinvolto in un gran numero di conflitti. Nonostante una meritata pensione, continua a segnare gli animi dei suoi più fervidi estimatori. Il fantasma dell'F-111 Aardvark è davvero presente nel mondo dell'aviazione moderna?